Grazie Presidente. Parole, 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 soltanto parole, era Mina e 1971. Quella era una stagione in cui non solo in amore, ma anche nelle piazze, le parole abbondavano. Siamo passati nei decenni successivi a un ben poco fantasioso fatti, non parole, con cui si è continuato a esortare alla concretezza gli appassionati della prosa e della poesia anche in politica, e si annunciava un lungo periodo dominato da un pragmatismo senza valori. Ebbene, mio padre Gianfranco Folena, per la vita della parola, come di recente ha scritto Giulio Ferroni, aveva un amore sconfinato, non solo perché con Carlo Levi pensava, con la stessa sensibilità sociale e culturale, che le parole sono pietra. Ricordate quel saggio straordinario di Levi sulla Sicilia degli anni 50, con il quale vinse il premio Viareggio, come poi avrebbe fatto Gianfranco Folena quasi 30 anni dopo con l'Italiano in Europa. Ma perché il rigore scientifico e filologico accompagnava sempre la curiosità per la parola nuova, o per la parola che cambia, che è vita, che muta. Lo ricordo, ero bambino, a lavorare per giorni, seduto, sere, magari sottraendo anche qualche affetto ai figli e ai familiari, nel suo studio padovano, con la pipa in bocca, alla ricerca di quelle due o tre o quattro parole che davano la migliore definizione di una parola, testimonianza di quanto il progetto, prima di un aggiornamento e poi del rifacimento del dizionario Palazzi, che poi divenne proprio nell'anno della sua scomparsa il Palazzi Folena, abbia accompagnato gli ultimi 20 anni almeno della sua esistenza. Lo voglio ricordare, il primo dizionario della lingua italiana, un po' trascurato negli ultimi anni dagli editori, ad aver visto accanto ad ogni parola la sua data di nascita, frutto non solo di un'eccezionale ricerca filologica, ma appunto del convincimento che le parole hanno una vita, nascono, una data di nascita, come ogni cosa vivente, umana e non umana, un inizio e tante volte anche una fine, e che la lingua, anzi le lingue, e possiamo dire i dialetti, i generi letterari e artistici, il teatro, la lingua della musica, la pittura e così via, comunicano, mutano, raccontano quella cosa straordinaria che è l'esperienza umana. Come ha scritto di recente Enzo Golino, Gianfranco Folena, nella sua quadrupla incarnazione di filologo, linguista, storico, critico, è stato un intellettuale eclettico e interdisciplinare, capace di uscire dai confini dello specialismo, i cui fondamenti tuttavia possedeva in modo rigoroso. Ricordo gli studi che all'epoca fecero un certo clamore, degli anni 60 e 70, l'epoca dell'impegno culturale di Adriano Olivetti, sulla lingua della pubblicità, l'analisi di Metti un tigre nel motore, o il suo interesse, non solo di tifoso della Fiorentina, sulla lingua del calcio di Nicolò Carosio e di tutto il calcio minuto per minuto. Questi studi si accompagnavano al tempo stesso a quelli sulla scrittura dei pittori. Mi è capitato di recente di rileggere quello straordinario saggio sulla lingua scritta, le lettere, ma anche sulla lingua pittorica di Tiziano. O a quelli riguardanti la lingua del teatro, quella della musica e in particolar modo del melodramma, il Presidente Fini ne ha parlato ora, che accompagnano gli studi sul Settecento. La febbre intellettuale che attraversa l'italiano in Europa, che dà il titolo al nostro incontro, ne approfitto per ringraziare davvero il Presidente Gianfranco Fini e i relatori che hanno accettato il suo invito, è scritta nelle prime righe della premessa. Come tanti della mia generazione, scrive Gianfranco Folena, anch'io ho creduto, negli anni intorno alla guerra e dopo, in un'Europa unita politicamente e nella parità delle lingue e della cultura. E ci credo ancora, aggiunge, anche se questa Europa, siamo al gennaio del 1983, non è poi nata, sembra anzi, da quando ha avuto le prime istituzioni, più lontana che mai.
Il nostro Settecento, secolo di crisi della lingua italiana, è per lui in realtà la prima proiezione italiana di questa unità europea. L'italiano in Europa è un tempo, l'italiano con la I maiuscola, l'uomo italiano in Europa, individuo o popolo, e l'italiano con la I minuscola, come scrive lui, e cioè la lingua italiana in Europa. La crisi linguistica, come del resto potremmo aggiungere ogni crisi, non è distruzione, è mutamento. In questa stagione così diversa, a 30 anni di allora, dopo le grandi speranze accese dalla conquista dell'euro, l'euro non è solo moneta, non è solo potere, perché moneta è potere, ma è anche un simbolo, è anche linguaggio, la crisi europea che stiamo vivendo non è solo l'istantanea del dominio dei mercati e della loro lingua unica, quella dello spread, che cancella l'identità nazionale. Bisogna eliminare, sentiamo, leggiamo, tutti gli spread, cioè tutte le differenze, parola un po' più complicata da sentire in italiano. Ma è anche e soprattutto crisi culturale, crisi di un'idea di un multilinguismo condiviso, di italiano in Europa, a cui si è sostituita quella più semplice, dell'inglese nelle università, l'abbiamo sentito dire autorevolmente, come lingua comune obbligatoria, non importa se accompagnata da strafalcioni di italiano, e dal credo economicista e ultraliberista importato dal mondo anglosassone. Un'Europa con una moneta unica e più lingue, nella quale l'italiano, come diceva il Presidente Fini, sapesse recitare la parte di lingua della cultura, dell'arte, del teatro, del canto, della musica, richiedeva e richiederebbe, se siamo ancora in tempo, democrazia, politica, rispetto delle diversità culturali, in uno slogan quegli Stati Uniti d'Europa sognati da Altiero Spinelli fin da ventotene. L'ideologia della semplificazione estrema della comunicazione, l'impoverimento del linguaggio e delle parole, come scriveva Don Lorenzo Milani, il divario da colmare fra il padrone e l'operaio è tra chi possiede 1500 parole e chi invece 150. L'omologazione delle coscienze spinge verso una sorta di neolingua orwelliana, nella quale i significati, il senso delle parole si perdono, si stravolgono, talvolta si rovesciano. La guerra è pace. La libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Questi sono i tre slogan del partito unico del romanzo 1984. Il pensiero corre nell'ultimo decennio a terminologie come guerra permanente, a chiamare flessibilità allo sfruttamento, al trionfo della forza dell'ignoranza di questi giorni, ma non voglio scadere nella cronaca, nei festini dei potenti. Stiamo dando alla lingua la sua forma finale, dice Sime, curatore della neolingua. Tu crederai, aggiunge Sime, che il lavoro consista nell'inventare nuove parole, neanche per sogno, noi distruggiamo le parole, centinaia di parole ogni giorno. Stiamo riducendo la lingua all'osso, il grosso delle stragi, conclude, è nei verbi e negli aggettivi. Ma ci sono anche centinaia di sostantivi di cui si può fare benissimo piazza pulita. E allora difendere gli aggettivi, i verbi, i congiuntivi, i sostantivi, la grammatica, la sintassi, difendere l'italiano, riscoprire il senso della patria, della sua lingua, avere almeno in testa gli articoli 9, 33, 34 della nostra Costituzione, non vuol dire solo sostenere l'Accademia della Crusca, appoggiare la società Dante Alighieri, promuovere e non chiudere gli istituti italiani di cultura nel mondo e contrastare le cialtronesche anglofilie di chi pensa in modo provincialistico che il problema sia l'italiano. Vuol dire anche e soprattutto contrastare l'impoverimento culturale e linguistico prima di tutto delle classi dirigenti che devono dare l'esempio. E quel comportamento di autismo politico che porta a considerare il linguaggio politico-giornalistico, perché è un solo linguaggio, come si, uso un termine che non mi è proprio, il linguaggio cifrato di una casta. Riscoprire la parola come vita, fare cioè proprio la lezione di Gianfranco Folena e di altri, vuol dire cercare il senso perduto e trovare, per chi poi si impegna nella politica, anche nella lotta politica e delle idee, non dico le frontiere del passato, della guerra,
dell'Italia che usciva dalla guerra, dal fascismo, ma comunque il coraggio di battersi per dei valori autentici, di sapere che se ti batti per valori autentici puoi pagare dei prezzi di persona, di confrontarsi su idee chiare, diverse, anche alternative di società. Una politica cortigiana ha invece bisogno di poche parole. E nel silenzio noi sappiamo che le persone sono più sole.